Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nella vita di un motociclista ci sono cose che bisogna assolutamente fare. Una di queste è percorrere la famosa costiera amalfitana in motocicletta. È per questo che oggi partiremo per farci un weekend lungo la costiera amalfitana. Per cui intorno alle 3, 3 e un quarto di pomeriggio partiremo. Faremo per lo più autostrada con l'intento di arrivare lì prima possibile e domani mattina percorreremo tutta la costa sperando di non trovare troppo traffico. Eccoci qua, come ho detto questa mattina sono già in viaggio sulla 1 direzione Torre del Greco, dal quale partirà domani mattina il nostro tour per la costiera amalfitana. C'è una novità ragazzi, oggi non sono da solo, infatti abbiamo uno special guest. Per chi mi segue ha visto il video del Gran Sasso, la conosce già, per chi non lo conoscesse invece ve la presento adesso, mia moglie Chiara. Ciao! In arte Ciuspola. Ciao! La Ciuspi fa la timida, ma in realtà anche lei ha un canale YouTube. Dai! Vuoi parlare un attimo? No! La Ciuspi fa la cuoca di professione e per hobby pure, infatti ha un canale di cucina, si chiama Le Ricette di Chiara. Ve lo metto in descrizione per chi volesse seguirlo, è specializzata sui dolci, ma fa anche specialità nostre siciliane. Mettete il like. Comunque ragazzi, per chi mi segue sa che non è il mio stile, ma purtroppo questa volta abbiamo optato per l'albergo. L'abbiamo fatto per due motivi: prima perché abbiamo pochissimo tempo a nostra disposizione, infatti dobbiamo tornare di gran corsa domani a Roma per far studiare Mattia, e secondo perché i campeggi erano tutti chiusi e insomma fare un bivacco lì in zona non mi andava, ci dovevamo allontanare un po' e domani mattina di gran lena vorrei cominciare il nostro tour, per cui abbiamo trovato un alberghetto a Torre del Greco, pernotteremo lì e domani mattina si parte. Adesso vi risparmio la strada noiosa e ci vediamo direttamente in albergo. Si può mangiare una volta che siamo nel napoletano? La pizza napoletana? Sì, ma io sono sposata e l'ho tagliata questa pizza. La pizza? Come dentro? Buona, ma era troppa. Avete presente quando si dice la vera pizza si mangia a Napoli? Hanno ragione. Buonissima, buonissima. La pizza veramente, veramente, veramente buona. Vi metto magari in descrizione il posto dove l'abbiamo mangiata. Comunque ragazzi, la pizza era buona, però mi vedo strano, non so voi come mi vedete. Buongiorno. Stiamo per fare colazione con la meravigliosa vista di Capri nel mare. Tra un po' si parte, dai. Ed eccoci arrivati sulla meravigliosa costiera amalfitana. Stiamo per scendere direzione Positano. Siamo io e la Ciuspi. Fa caldo, tanto caldo. Ci stanno 24-25 gradi. Strada finora niente male, un po' di traffico. Ovviamente ce la prendiamo a passeggiata, visto il posto, così ci godiamo anche un po' il paesaggio.
intanto, ragazzi, intanto tanti auguri. Intanto, come non me l'ha fatto? Stamattina. Stamattina siamo stati al telefono lungo tutta la percorrenza, tutto il tempo, cioè auguri, auguri, auguri. Amore, ma oggi è il giorno più da 38 bello. Me l'ha fatto diventare 68. Perché oggi sei nato tu? Fino a 68 anni mi ha fatto gli auguri, amore, grazie. Ma fino a stasera c'è tempo. Dove siamo? Siamo quasi al termine della costiera amalfitana. Adesso arriviamo quasi a Salerno e poi imbocchiamo l'autostrada e si torna a casa, si torna a fare i genitori. Andiamo a fare studiare Mattia. No, veramente il nonno ha fatto il suo. Il nonno già ha fatto il suo. Il suo, quindi siamo a buon punto. Torneremo nel primo pomeriggio, tardo pomeriggio, primo pomeriggio. Dipende dalle soste che faremo. E speriamo la prossima settimana di ripetere. Questa volta però wild in tenda. Vai. Bene? Bene. Dai. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.